praticamente ha fuso le due parti di vetro Esattamente. e le ha rese un collegamento unico. Zero, sei, trenta. Team. Al monofibbio. Qua è lo stradale. È praticamente... è praticamente noi adesso... Praticamente si possono collegare tutti i gestori telefonici, indipendentemente da chi faccia il... O è solo Team? Questo. Team e Fastweb. Okay. Solo Team e Fastweb. E poi vedete, ci andiamo a collegare sulla linea che... La giuntatura è meccanica, non ha nulla di... In questo attrezzo stiamo effettuando un taglio. Perché il taglio ovviamente non può essere fatto da un... 90 gradi, no, deve essere preciso a 90 gradi. Ok. Ma in realtà ancora c'è un altro strato che io adesso toglierò attraverso questo strumento. C'è ancora all'interno un'altra anima. Sì. Infatti si vede.
praticamente sta, ha fuso le due parti di vetro. Esattamente. E le ha reso un collegamento unico. E adesso per proteggere questa parte, perché è molto molto delicata, usi quella sostanza. Si mette questo tubicino che si chiama termorestringente, che come ora vedrai. Come le guaine termorestringenti che si usano in ambito elettrico, però in questo caso. Quindi andiamo a proteggere questa parte giuntata, che è più, la più delicata, attraverso questo di qua. Le giuntatrici sono già predisposte con fornetti. Io 10.000 euro sei attaccato al foro, minimo esattamente detto. Esattamente, finito la cottura. Sì. Ci andrà da questa, la posizioniamo qui. Io vorrei poter provare a metterla qui. Sì, la metto qui. Va bene. Vediamo. Sì, a posto. Quanto? 0,01 è un parametro di tolleranza della dell'aggiuntura. 0,06, diciamo che andiamo bene. Se superiamo i 0,6 va rifatto. Perfetto. Allora, installazione completata. Ovviamente ancora un po' tutto provvisorio, il posizionamento del router T-Mab Plus collegato in questo momento in LAN con il PC. È stato inserito un ont esterno, stranamente ancora non è chiaro il motivo per cui non venga sfruttato l'ont interno che è disponibile sul T-Mab Plus, però probabilmente per questioni commerciali attualmente vengono ancora inseriti gli ont esterni. L'onte esterno è collegato con il terminale ottico che proviene da questa piccola borchia, il collegamento che avete visto dalla colonna scala, ed viene collegato direttamente alla terminazione dell'onte. L'onte è connesso in LAN con il router e poi il router ovviamente dà la connettività wifi e LAN ai dispositivi. Vi faccio vedere un piccolo test, anche se devo dire un po' deluso, una fibra FTTH a 200 mega è sicuramente sempre tanta roba, però mi aspettavo molto di più da questa connessione. Facciamo partire entrambe i speed test sia dallo smartphone che dal PC. Siamo a 255 in LAN e 154 in download sullo smartphone, anzi 160 siamo arrivati contro i 237 in LAN, e in upload siamo un po' scarsino, diciamo 92-95 da smartphone, e sta calando un pochino su, no, 20, sale. 36, un po' stranino questo upload di questa fibra FTTH. Comunque ragazzi, detto questo, ringrazio i ragazzi della Simet Impianti, se non vado errato, Giovanni e Antonio, che sono stati veramente cortesi e gentili anche per far vedere tutti i passaggi delle giuntature che avete visto, nel veramente quasi un'arte potrei definire quella della giuntatura della fibra ottica.
tutto è andato bene, l'installazione è stata conclusa con il collaudo. Ha impiegato più tempo il collaudo tecnico della Foniad rispetto a tutta la fase di cablaggio e installazione della fibra ottica, che ha dovuto attraversare 5 piani per arrivare direttamente qui in sede cliente. Detto questo, al prossimo video sul mondo TeamHub Plus. Ciao a tutti da marcellomotta.com.